È stato il collegamento di Aung San Suu Kyi col mondo esterno quando il premio Nobel per la pace agli arresti domiciliari non poteva lasciare il Myanmar e suo devoto confidente fin dai tempi in cui la signora era ancora una bambina. Stamattina Stin Kiao è diventato il primo presidente civile del paese dal 1962, anno in cui un golpe militare dava inizio a una lunga dittatura. Stin Kiao ha giurato di fronte al Parlamento, eletto lo scorso novembre, indossando la tipica camicia arancione del suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia. Le parole d'ordine del discorso inaugurale, pace e riconciliazione. 69 anni, economista e scrittore, Kiao è stato scelto dalla stessa Aung San Suu Kyi, con la quale collabora dal 1992. La leader non ha potuto candidarsi come presidente per via del divieto sancito dalla Costituzione che impedisce a chiunque abbia figli e coniugi di nazionalità straniera di correre per la carica. Sarà però a capo di diversi dicasteri, tra cui quelli dell'istruzione, degli esteri e dell'energia. Ciò le renderà forse più semplice prendere le decisioni per l'intero paese da dietro le quinte. Un'intenzione ribadita più volte negli scorsi mesi. Il governo entrerà in carica il 1 aprile. Tante le incognite, a cominciare dal potere ancora forte dei militari, che possono contare su tre ministeri chiave, come difesa, interni e affari di confine, e su un vicepresidente amico, il generale Min Zue. I militari inoltre avranno il diritto di bloccare qualsiasi riforma costituzionale a loro sgradita, grazie al 25% dei seggi che hanno in Parlamento.